Salve a tutti cari amici di Teletermini, siamo qui alla Sagra della Favazza con Nando Cimino, esperto in materia. Signor Cimino, può parlarci dell'origine etimologica del nome, di cosa si tratta? Perfetto, parliamo, ecco, questo è molto interessante, dell'etimologia della parola, del nome Favazza. Intanto diciamo che a Termini si chiamava in due modi diversi, cioè c'era la parte che faceva, diciamo, che aveva come punto di riferimento gli agricoltori, i contadini, che la chiamavano Favazza. La parte che faceva, diciamo, riferimento alla marineria, quindi alla pesca, la chiamavano Afuazza. E in tutto questo c'è un motivo storico, perché questo prodotto si intreccia anche con la storia della città. Perché? Perché la nostra città nel 500, nel 600 era un importante caricatoio di grano. Dall'entroterra arrivava il grano che poi da Termini, dal nostro porto, veniva esportato per il resto dell'Italia. Il nostro grano arrivava principalmente a Genova e parecchie famiglie genovesi si erano trasferite a Termini ed abitavano a Termini, e già nel 500 a Genova si faceva fugassa, che era praticamente una sorta di pizza bianca che si fa ancora oggi. Quindi quasi sicuramente, sì, è vero, può essere una trasposizione dell'italiano focaccia, che peraltro deriva da focus latino, ma la parola favazza, o meglio fuazza in questo caso, ci arrivava da Genova, dai genovesi, che facevano già nel 500 a fugassa. Questa è l'origine del nome. Questa è un'ulteriore prova della tradizione con i pastifici che abbiamo a Termini. Assolutamente. E anche specchio dell'antica divisione che c'era fra Termini Alta e Termini Bassa con i Vidani. Assolutamente sì. È una tradizione sicuramente molto molto antica. E se poi vogliamo anche parlare di questo tipo di favazza come la vediamo noi oggi, in realtà nasce tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, ed è un connubio fra i sapori della campagna e quelli della marineria, della pesca, perché abbiamo anche la sarda salata, che era il nostro salato che veniva prodotto a Termini. Quando a Termini si produceva il salato c'erano un sacco di gente che loro dicevano andavano a scapuzzare i sardi. Che cosa significava scapuzzare i sardi? Lavoravano per togliere la testa alle sarde che poi venivano salate. E veniva fatto in maniera particolare questa favazza come la vediamo noi oggi, quindi con la sarda salata, con l'olio novello che veniva messo a fine cottura, appena si usciva dal forno la favazza veniva fatta leggermente riposare, dopodiché si metteva l'olio nuovo, dicevano loro. Infatti la favazza è assolutamente un prodotto stagionale, perché veniva fatto con le cipollette che abbiamo in questo periodo, quindi con lo scalogno, non con quello lungo, e con l'olio novello, quindi con l'olio nuovo. L'olio novello rimane tale dalla raccolta e quindi dalla produzione a non più di 2-3 mesi, quindi già a Carnevale, praticamente dopo Carnevale, la produzione della favazza non era più tale, quindi nella eventualità di una denominazione di origine comunale ci sarà un disciplinare ben preciso, al cui probabilmente lavorerò anche io, così mi è stato detto, per cui sarà un prodotto stagionale. Poi, per carità, uno la favazza può fare pure un d'auccio, però con quel modo in cui si farà ad agosto, a settembre, a ottobre, non sarà più la favazza tipica termitana. Quindi possiamo dire che, come la favazza è un'unione della tradizione più incentrata sull'agricoltura di Termini Alta e quella marinara di Termini Bassa, possiamo, diciamo, identificarla in realtà a metà fra le due, perché c'è un tema centrale che è quello della festa della Madonna, che si intreccia finemente con la tradizione della favazza termitana, giusto? Assolutamente sì, peraltro il Pitre, in una delle sue opere, Pitre grande storico siciliano, ci ricorda che lui facendo è una forma di pasta, diciamo, una forma di pasta diciamo molle, diceva lui, ma in realtà la favazza termitana veniva fatta poi con l'impasto, con la pasta di pane, quella con la stessa cosa con cui si produceva il pane. E lui diceva che era una pietanza a Termini, era una pietanza obbligata per l'Immacolata. Quindi c'era già la tradizione a fine 800, perché lì nasce tutto sommato, fine 800, primi 900 per come la conosciamo noi oggi,
proprio, era tradizione proprio della sera dell'Immacolata, del 7 sera. Poi è chiaro, si faceva anche a Natale, si faceva anche in altri contesti. Io infatti ho qui una poesia che è stata scritta da un nostro concittadino ultra novantenne, che la intitola proprio a Favazza Tirmenese e parla del Natale, perché si faceva anche a Natale. Ecco, è questa una poesia che è stata scritta dal signor Giuseppe Locascio, che è un carissimo signore, bravissimo, peraltro scrive molte poesie, è un ultra novantenne, che scrive proprio qual era il procedimento da Favazza Tirmenese. La poesia infatti si intitola proprio a Favazza Tirmenese. E lui scrive: è festa di Natale, tradizione di stue paesi, e a bedda Favazza Tirmenese. De curtigli e de vaneddi, culitigli si furriava, e un c'erano furnara chi ciauro sbummicava. U furno si ardeva carramaglia che bruciava, e scupa di curina caugenise scagazzava. Ronna ciccia panettera a Favazza preparava, già pastanno rimatina acqua, sale, crescenti e farina. U pastune da tiglia untata d'oggio si metteva, e cu pumaroro, sardi salati, caciucavaddu, cipurdetta e passoluna la conza si preparava. A così fatta allo forno si portava, e poi pururrini, oggio nuovo e cacio salato s'aggiungeva. Era Natale e tutta famiglia a tavola mangiava, e per fare festa a qualche amico puro si invitava. A sera contenti in semmola si ucava, e con fisarmonica e friscaletto c'era pure qua ballava. Questi sono i ricordi di un signore ultra novantenne, Giuseppe Locascio, che ha della produzione della Fuazza o della Favazza termitana. Siamo qui con la signora Polizzotti, possiamo dire che tutto questo evento è quasi scaturito da lei, da un suo post su Facebook. Sì. Quindi com'è stato? Com'è successo? È successo che io ho creato un blog, fornellidisicilia.it, che praticamente pubblico tutte le ricette siciliane, però le vecchie ricette. E tra queste pubblicai un giorno la Favazza Termitana. Da quella foto alcuni ragazzi, alcuni degli organizzatori, hanno pensato bene di portare in auge questa vecchia tradizione per farla conoscere ai giovani e quindi far assaporare ai ragazzi questo piatto molto antico ma molto gustoso. Siamo qui col signor Pusateri del Tre Stelle. Signor Pusateri, ci parli un po' della preparazione della Favazza Termitana. Allora, la nostra Favazza Termitana, a differenza dello spincione e compagnia, è una favazza classica che si faceva ai tempi, che praticamente che cos'è la Favazza Termitana? Non è altro che la pasta, diciamo il rimacinato, delle acciughe, del caciocavallo e principalmente la cipolla a scalogna, che sono i tipici diciamo, prodotti che a sua volta si avevano senza, con pochi soldi, perciò ebbene è la favazza. Poi se tutti, diciamo, c'è chi faceva lo spincione con altri tipi di cipolla, con la mollica, ma la vera e classica favazza termitana è questa. E io sono orgoglioso stasera di fare questa serata, perché questa sagra, perché a parte che è una cosa che ci appartiene, e sono contento che può essere, come si dice, lo spunto di tante altre serate belle come queste. Eccoci qua col signor Minnone del panificio Minnone, appunto, di Porta Palermo, profumo di pane. Buonasera. Buonasera, come sta andando? Ci parli un po'? Ma insomma, sta andando bene, siamo contenti per questo. Entro la prima manifestazione, però diciamo che tutto sommato, se si farà di nuovo, ci organizzeremo di meglio. Va bene, ho visto che avete messo anche un po' di dolce oltre al salato. Le nostre, è tutto presente, un po' di dolce. Abbiamo messo pure un po' di pane particolare, di farine antiche, di farine pregiate, e vediamo, diciamo, di riportarle noi in vita. Siamo qui col signor Angelo Pusateri del Caffè dell'Opera. Signor Pusateri, come sta andando? Sicuramente sta andando bene, riscontrando che e il tempo non ci garantiva per fare questa manifestazione, però posso dire che siamo contenti, vediamo che sta riuscendo, c'è popolarità, c'è Termini presente. Meno male, meno male. Vedo avete tante produzioni proprie di panettoni. Abbinato la
favazza, abbiamo anche abbinato la favazza che è tipica termitana, però abbiamo proposto di fare anche un assaggio, una degustazione del nostro panettone. Siamo nel tema natalizio ed è giusto che facciamo dei assaggi anche ai nostri termitani. È sacrosanto, grazie signor Pusateri. Siamo qui col signor Abruscato, titolare dello Sciacù. Ci parli un po' di questa bevanda di cui... Allora, questo è un vin brûlé, è una bevanda trentina che viene cotta con del miele, cannella, chiodi di garofalo e buccia d'arance. Stiamo usando un vino biologico per riscaldare un po' la serata.